tratta di una sinfonia vera e propria scritta per soli, coro di due cigli anche, voce recitante e orchestra, che Nicola Piovani ha voluto immaginare in quattro movimenti, così come quattro sono le stagioni, proprio per trasmettere un segnale di speranza e di ottimismo, perché di solito le stagioni vengono scandite a partire dalla primavera, invece nella sinfonia di Nicola Piovani la primavera è l'ultima delle stagioni che vengono cantate e suonate. Per una prima esecuzione assoluta, Nicola Piovani dirigerà l'orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese con il coro di voci bianche dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, maestro del coro Ciro Viscoli. E le voci sono Maria Rita Combattelli, soprano, Aloisia Eisenberg, mezzo soprano, Sandro Randazzo, tenore, e Luciano Di Pasquale, baritono. E c'è anche la voce recitante, musicalissima, di Roberto Erlitzka, che ci accompagnerà durante il concerto con una narrazione liberamente ispirata ai testi della grande letteratura internazionale che Nicola Piovani ha scelto per comporre il testo della Sinfonia delle Stagioni. Allora Francesco, mentre la nostra regia ci stava mostrando qualche immagine, possiamo dire che abbiamo un po' invaso questa basilica, perché appunto c'è la musica, ci sono i musicisti, abbiamo visto le immagini, c'è il coro, ci siamo anche noi della televisione, della RAI, siamo tutti qui oggi per ascoltare questa composizione del maestro Nicola Piovani e dunque conosciuto ovviamente pluripremiato a livello internazionale. E Piovani ha scritto anche i testi, abituato appunto a scrivere musica e parole, ricordiamo la collaborazione importantissima con Vincenzo Cerami che ci ha lasciato nel 2013. Insieme infatti hanno dato vita a moltissimi spettacoli dove la musica e le parole interagiscono, e anche su questo palco, Francesco, questa sera vedremo, lo dicevi, le parole che si mescoleranno proprio con la musica, e assisteremo dunque a questo concerto evento. Nicola Piovani in varie interviste ha sempre ribadito come la musica, i musicisti, l'arte debba raccontare la contemporaneità, un ruolo di testimonianza del nostro presente. E anche noi siamo qui per ripercorrere un tempo che è ancora molto vivo e toccante, un decennio che ci separa da quella tragica notte del 2009. E appunto il maestro Giorgio Battistelli, che è il presidente della società Aquilana dei Concerti Barattelli, che è la società promotrice di questo concerto. Ed è un'istituzione che si può definire resiliente, visto che da 10 anni voi avete tenuto alto il nome della musica qui all'Aquila. Ci può dire qual è stato il vostro contributo a partire dal sisma dell'Aquila per la vita musicale aquilana, Giorgio Battistelli? Beh, è stato un contributo che non ha smesso mai, sin dall'indomani del sisma. La prima domanda che ci siamo posti come società di concerti è se era il caso, se era opportuno continuare con la nostra attività di concerti oppure no. Ci sembrava, a me personalmente sembrava fuori luogo, mi sembrava troppo davvero inopportuno, sembrava una cosa che forse non capace di cogliere la drammaticità del momento o alleggerirla troppo. Poi in poche ore ho capito che era necessario essere presenti, abbiamo cominciato a fare i concerti nelle tendopoli, non abbiamo mai smesso di fare un'attività concertistica. In questi 10 anni il contributo che ha dato la società dei concerti è stato direi molto forte, non solo per la crescita di un pubblico, seguire il nostro pubblico, alimentarlo, ma direi anche come collante con le altre istituzioni che sono altrettanto importanti, altre istituzioni culturali in città. Società dei concerti vuol dire anche aggregazione, vuol dire anche condividere degli spazi per fare musica. Perché il terremoto, bisogna dire, ha distrutto anche i luoghi della musica, quelli preposti sia all'apprendimento della musica che allo svolgimento dei concerti. Però la città ha reagito prontamente a questa tragedia, regalando e costruendo una nuova sede per l'attività didattica del Conservatorio Alfredo Casella e anche un auditorium per l'attività concertistica. Ricordiamo infatti il Conservatorio era proprio qui, nel complesso di Collemaggio, prima del terremoto. E poi, grazie anche alla solidarietà da parte di grandi artisti e di personaggi della cultura, è stato costruito l'auditorium del Parco del Castello, una nuova sala da concerti chiesta da Claudia Abbad, realizzata sul progetto di Renzo Piano. Maestro Battistelli, vogliamo ripercorrere insieme le tappe di questa ricostruzione musicale, per quanto ancora temporanea? Beh, direi un percorso molto molto importante. Al Conservatorio Casella io mi sono formato, ho studiato 10 anni qui all'Aquila, ho scelto di venire a studiare all'Aquila e non a Roma, a Santa Cecilia,
o in altri conservatori vicino a Roma, perché all'inizio degli anni 70 il conservatorio di L'Aquila, come l'Accademia delle Belle Arti di L'Aquila, erano centri di grande aggregazione dove erano presenti artisti importantissimi, musicisti molto importanti, sia per la composizione che per l'interpretazione. Dal subito dopo il terremoto chiesi a dei grandi direttori, musicisti, di chiesi un aiuto, di venire all'Aquila a fare dei concerti. Lo chiesi a Pappano, a Riccardo Muti, lo chiesi naturalmente a Claudio Abbado. E il 13 giugno del 2009 con Claudio Abbado si riuscì a realizzare questo concerto e successivamente pensare a un auditorio che poi avvenne nel 2012. Un grande evento, anche un grande segnale di speranza per la città, come vedete le foto per il concerto inaugurale dell'auditorium. Ma avete sentito che l'orchestra è già entrata, ha cominciato a scaldare gli strumenti, quindi Serena, grazie maestro Battistelli, mancano pochi minuti, ti lascio per ospite. Grazie, mi prendo anche il microfono. Francesco, allora ci arriva l'architetto con noi, Alessandra Vittorini, perché vogliamo parlare. Grazie, benvenuta soprintendente all'archeologia delle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e comuni del cratere, architetto anche responsabile del restauro di questa basilica di Collemaggio, che abbiamo detto è un simbolo proprio dell'Aquila. E il terremoto ha danneggiato 1800 monumenti tra l'Aquila e la provincia, però questa basilica ha tenuto insieme la comunità. Sì, la basilica di Collemaggio è un simbolo da sempre, dalla sua fondazione, simbolo della città, simbolo di fede, come perdonanza, simbolo della storia dell'arte, è stata simbolo anche del terremoto, è stata una delle chiese più danneggiate dal terremoto, e intervenire quando la soprintendenza è stata individuata come soggetto responsabile del progetto e del restauro, sapevamo di intervenire sul simbolo. È stato un gran lavoro di squadra, lo abbiamo fatto in tanti, è stato uno degli interventi che ha visto l'entrata in campo di 3 Atenei d'Italia, e che ha affiancato la fase di progetto. La fase di realizzazione è durata 2 anni ed è una fase di lavoro che ha tenuto dentro anche la cerimonia della perdonanza, che ogni anno si è cercato di far convivere senza mai interromperla anche durante i lavori. Si è misurata con un danno notevole e con un importante lavoro di messa in sicurezza che nell'immediato dopo sisma ha consentito alla Chiesa di continuare a svolgere, sia pure ferita e incerottata, a fare il suo lavoro di luogo simbolo, di liturgie, di perdonanza e delle cerimonie religiose. Ecco, abbiamo visto anche qualche immagine proprio del dopo terremoto e poi tutto il restauro. Questa chiesa comunque anche l'importanza di tenere insieme il patrimonio culturale, perché è anche un modo per tenere insieme la comunità, no? Sì, non c'è dubbio. In questo restauro oltretutto si è dovuto intervenire con un spettro di tecniche di intervento, dal lavoro strutturale sui pilastri fino al lavoro di bisturi sui dettagli degli stucchi e dei frammenti recuperati, quindi ha visto entrare in gioco le componenti più variate. Abbiamo lavorato nel chiuso della basilica in questi 2 anni proprio per riuscire ad accelerare i tempi e restituirla. Consentitemi di citare almeno i direttori dei lavori della soprintendenza, l'architetto Garofalo e la dottoressa Colasacco, che per la parte di consolidamento e di restauro storico-artistico hanno fatto veramente un lavoro importante, e i 3 Atenei del Politecnico di Milano, l'Università di Roma e l'Università dell'Aquila, che con un team di esperti hanno sostenuto questo percorso. Si è lavorato sui pilastri, smontandoli e ricostruendoli più solidi, si è lavorato sulla parte crollata, si è lavorato sugli stucchi, si è lavorato sul pavimento, in gran parte è stato smontato e ricollocato a posto in tutti i pezzi numerati. Abbiamo restituito un nuovo simbolo e soprattutto quello che in tutti i restauri fanno all'Aquila, chiunque opera sul patrimonio culturale, sono tanti, si lavora su luoghi importanti che restituiscono emozioni. Grazie, perfetto. Allora, mentre Francesco mi aggiunge nuovamente, noi Francesco dobbiamo salutare perché tra pochissimo ci sarà il discorso del sindaco dell'Aquila, un saluto, e poi inizierà proprio questo concerto. Sì, tra l'altro questo concerto verrà nuovamente trasmesso su Rai 3 il 13 aprile alle 9:20, e invece per gli appassionati della musica di Nicola Piovani l'appuntamento è sempre su Rai 5 il 18 aprile con La Pietà, Stabat Mater, per 2 voci femminili, voce recitante e orchestra, e i versi di Vincenzo Cerami. E allora noi salutiamo il nostro pubblico, vi lasciamo adesso con le parole del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e poi ovviamente vi auguriamo buon ascolto per questo concerto.
Buonasera a tutti, benvenuti alle autorità, agli ospiti, alle cittadine e cittadini. Intendo innanzitutto ringraziare la società Aquilana dei Concerti Barattelli, l'Orchestra Sinfonica Abruzzese, il Coro di Voci Bianche dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ma soprattutto il maestro Nicola Piovani per aver accettato l'invito di scrivere per noi, per l'Aquila, in occasione del decennale del terremoto del 2009, questa opera che cade in un giorno significativo. Non sono stati giorni comuni questi per la nostra comunità, per la nostra gente, per il nostro territorio. Abbiamo passato la fase del raccoglimento, quella della memoria, del lutto. Abbiamo acceso